Marco Alessandrini, consigliere comunale d'opposizione in quota PD, riprova a conquistare lo scranno di Palazzo di Città, appoggiato da SEL, Scegli Pescara, Persone Comuni per Pescara, Liberali, Centro Democratico Popolari per Pescara e Pescara Bene Comune. Quest'ultima lista civica presentata oggi. 12 donne e 20 uomini, ha detto, che pur non avendo grande esperienza politica, hanno deciso di mettere a disposizione della collettività competenze e passione. L'età media è di 44 anni, il più giovane è Edoardo Di Paolo, 24 anni, studente universitario, il più maturo è Bartolomeo Camiscioni, 75 anni, pensionato e coordinatore di Libertà e Giustizia Pescara Abruzzo. Oggi presentiamo la lista Pescara Insieme Bene Comune, lista civica di appoggio alla mia candidatura. Sono molto contento di questa presentazione, di una lista che contiene, diciamo, gente, 32 persone, 12 donne e 20 uomini, che hanno voglia di mettersi in gioco, che pur non avendo, salvo qualche eccezione, grande esperienza politica, hanno tuttavia deciso di mettere a disposizione della comunità, o perlomeno di provare a mettere a disposizione della comunità, perché poi ci sarà il vaglio elettorale, le proprie competenze, le proprie passioni, la propria iniziativa sostanzialmente. Ci sono soggetti che provengono dal mondo della cultura, dal mondo dell'impresa, dal mondo delle professioni, insomma, ampia rappresentanza della società civile, e sono fiducioso che potremo fare un bel tragitto insieme.